Sindaco, mi perdonerà se approfitto della sua presenza per questo tema di strettissima attualità del servizio rifiuti. Com'è questa storia che dice anche l'opposizione consigliere Margiotta su un affidamento di 1,2 milioni di euro per la Diodoro? Allora, intanto sgombriamo il campo da ogni equivoco che evidentemente c'è volontà di porre confusione, perché diversamente se si legge il contratto non si può arrivare a dire tanto. Qui non c'è stato nessun affidamento diretto da parte del comune alla Diodoro. La Diodoro è la ditta che si è aggiudicata l'appalto sul servizio di igiene urbana ad inizi 2019. Il contratto è stato stipulato con la ditta il 5 febbraio del 2019 con durata temporale di 30 mesi più proroga contrattuale di 6 mesi. Scaduta la proroga contrattuale è arrivata la proroga tecnica. Ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti è prevista la possibilità di poter ricorrere a queste tipologie di proroghe quando lo dice il contratto e quando lo richiedono le situazioni, così come ormai la giurisprudenza amministrativa e la giurisprudenza di diversi tribunali è concorde nel dirlo. Per cui qui non c'è stato nessun affidamento diretto, del resto non sarebbe stato possibile, i funzionari del comune non lo avrebbero potuto fare. Perché poi qui c'è anche un altro elemento, sarebbe stato un illecito indubbiamente, quindi dobbiamo assolutamente sgomberare il campo da questa sciocchezza. Qui nessuno ha commesso un illecito, qui c'è una ditta che si è aggiudicata una gara d'appalto il cui contratto prevedeva 30 mesi più 6 di proroga contrattuale, finita la proroga contrattuale è iniziata la proroga tecnica durante le fasi di espletamento chiaramente della gara. Per cui oggi è del tutto errato, non è vero, è una bugia dire ai nostri cittadini che il comune ha sperperato 1,2 milioni con un affidamento diretto. Il comune non ha sperperato nulla, il comune ha pagato il servizio di igiene urbana a chi si è regolarmente aggiudicato una gara, quindi questo è un dato incontrovertibile. Poi se si vuol continuare a far finta di non leggere le carte, di non saperle leggere, beh, questo non può essere un problema chiaramente nostro, ma evidentemente chi afferma queste cose dovrebbe porsi qualche interrogativo, perché un conto è fare un'opposizione costruttiva, un conto è dialogare, un conto è confrontarsi, altro è dire bugie. Per cui su questo, visto che insomma ci si sta montando tanto la polemica, noi già con un comunicato la scorsa settimana abbiamo detto così come stavano realmente i fatti, e oggi lei mi dà la possibilità di ribadirlo. Nessuno ha sperperato soldi. Peraltro mi si è anche consentito di dire che la politica, l'amministratore, dà l'indirizzo politico. Io scelgo di andare a gara o di andare in house, così come è stato a dicembre del 2021 nella sede principe, cioè il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale si è espresso e ha deliberato di andare a gara e non di andare in house. Altro invece è chi fa gli atti, chi fa le gare, chi firma i contratti, e non è certamente il sindaco, non è certamente la giunta, ma sono i funzionari. Per cui questo attacco è anche un attacco molto brutto nei confronti degli uffici tecnici, che invece nel comune di Prato La Peligna da sempre hanno lavorato con correttezza, con criterio e con trasparenza.